Mercoledì 6 aprile si è svolto in Campidoglio, presso la sala della Protomoteca, il convegno a Francazione Delibera 10-22, promosso e organizzato da FIAIP Roma. Un convegno che è stato fortemente voluto dal Consiglio di Roma affinché venga divulgato in maniera molto più comprensibile anche ai consumatori quelle che sono appunto le novità riportate in delibera. Quindi un ringraziamento va anche all'amministrazione che ha permesso di portare il messaggio della Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali all'interno di un luogo così alto come il Campidoglio. Il convegno ha voluto illustrare le novità introdotte di recente sul tema delle affrancazioni e dei piani di zona dalla delibera approvata a febbraio dal Comune di Roma. Sicuramente va in senso positivo perché metterà ordine in una situazione che si stava trascinando e che non portava a una conclusione trasparente del mercato immobiliare. E soprattutto quello che è la sostanza favorisce l'accesso alla prima casa, che è il bene primario degli italiani. All'iniziativa erano presenti numerosi esponenti politici capitolini, fra questi l'onorevole Andrea De Priamo, presidente della Commissione Trasparenza di Roma Capitale. La delibera 10 è una presa d'atto di una sentenza della Corte Costituzionale che dice quello che poi molti cittadini avevano e associazioni avevano sempre sostenuto, ovvero che in alcuni casi non è necessario, non è dovuta l'affiancazione del prezzo massimo di cessione, è necessario che le affiancazioni non siano più quella prigionia per migliaia e migliaia di cittadini che sono stati in questi anni. La giornata è stata anche l'occasione per dare un nuovo e forte slancio al dialogo avviato da FIAIP con le istituzioni capitoline. Il rapporto con le associazioni per noi è fondamentale. Io dico sempre: non si scrivono le delibere dietro la scrivania, non si scrivono nella testa di qualche burocrate, si scrivono col rapporto con la città. Quindi le associazioni che possono dare un contributo importante, noi le convocheremo in commissione subito dopo Pasqua per fare un'audizione e per aprire, per tentare di aprire anche sportelli nei municipi per aiutare le persone che sono in difficoltà e che spesso sono disorientate. Numerosi gli interventi che si sono succeduti durante la giornata di lavoro, che hanno chiarito le novità introdotte e indicato i nodi ancora da sciogliere per risolvere l'annoso problema delle affrancazioni, una questione che coinvolge centinaia di migliaia di immobili e di famiglie a Roma come in tutta la penisola. FIAIP è soddisfatta, soprattutto c'è un bel rapporto, c'è la possibilità di aprire questi sportelli in ogni zona al fine di dare una consulenza valida, efficace e professionale a tutti i cittadini che hanno bisogno di acquistare una casa o di vendere una prima casa.